parto con un blu, ce n'avete, oppure potete partire con un rosso, con un verde, con quello che volete, e inizio a fare un'area compatta, una punta piccolissima di nero, ottengo con una punta piccolissima di rosso, ottengo ad esempio il blu di Prussia. E la sfumatura, vedete come cambia completamente questo blu rispetto a quello precedente? Lì, se poi avete bisogno di variazioni particolari, lì ci sono anche gli acquerelli, però pulite il pennello prima a dipingere, ottenete delle variazioni poco a poco. Allora, io ho fatto la mia prima area, mi è venuto per sbaglio due colori diversi. Come sono? Allora c'è il giallo, il blu e il rosso. Se al blu aggiungo delle percentuali diverse di giallo o rosso o blu o nero o bianco, ottengo tutta la gamma del blu. E così la stessa cosa per gli altri colori. Il gioco dell'acquarello è proprio lasciarsi sorprendere da quello che i colori fanno sui fondi di carta. Questo qui è un blu senza giallo, ci sta del nero in mezzo. Adesso si... Ognuno di noi mischia i colori in maniera unica e straordinaria. Io non farei mai in tutta la mia vita una cosa così. Lei ha fatto una cosa istintivamente, probabilmente, cioè di mettere alcuni colori di qua, verde, blu, i rossi, grigi, di là. Se si pensi una sintonia, fate vedere un attimo. Io vi consiglio di sperimentare l'acquarello, proprio perché l'acquarello crea una serie di... è un colore che tu non controlli, no? Perché fa sempre delle macchie, dove c'è un po' d'acqua diventa di più, di meno, fa degli strani di rigori. Ed è bellissimo il fatto di stare a vedere, no? Cioè, tutte queste macchie nei colori, io non le ho fatte apposta, ma usando anche la tempera come un acquarello, cioè diluita, vengono fuori. Se invece la tempera la usi a strati, ovviamente dove metti blu è tutto blu. No? In questo caso qua io invece ho sfruttato la diversa diluizione del colore con l'acqua. No? Se voi guardate la tempera, ci sono quelli che fanno delle tempere che sono tutte perfette, cioè quegli acquarelli sono tutti perfetti, tipo Colonna. Però ci sono proprio quelli che invece usano l'acquarello in maniera impressionista. Lì è molto divertente, anche quando tu sbagli c'è una goccia di un colore che finisce nell'altro, si crea una specie di rosa. Cioè, il divertente è quello, cioè, non so che cosa sto disegnando, è il foglio che mi stupisce perché vengono fuori delle cose estremamente.